Question Time numero 70, presentato dal Movimento 5 Stelle, oggetto botti di Capodanno. Premesso che negli ultimi decenni la sensibilità verso il benessere degli animali da compagnia è cresciuta esponenzialmente nella popolazione, che il mutato atteggiamento e la consapevolezza acquisita da buona parte dei cittadini ha spinto molti sindaci italiani ad adottare ordinanze volte a proibire, in occasione delle feste di fine d'anno, l'uso dei fuochi artificiali in tutto il territorio comunale di loro competenza. Chiarito che, secondo la definizione data dalla direttiva europea numero 23 del 2007, attuata con decreto legislativo numero 58 del 2010, per articolo pirotecnico si intende qualsiasi articolo contenente sostanze esplosive o una miscela esplosiva di sostanze destinate a produrre calore, luce, suono, gas o fumo, o una combinazione di tali effetti mediante reazioni chimiche esotermiche autosostenentesi. E ancora che fuochi d'artificio è sinonimo di articoli pirotecnici destinati al divertimento. Visto che è del tutto ovvio come il divertimento derivante dai fuochi artificiali sia riferito all'uomo, che gli animali reagiscono in maniera del tutto diversa ai botti, recepiti come un disturbo di intensità variabile da soggetto a soggetto, che gli effetti sonori e luminosi e la produzione di gas o fumi possono scatenare negli animali un misto di paura e terrore, fino a crisi di angosse e vere e proprie fobie, rilevato che anche gli animali da compagnia sono disturbati dai fuochi d'artificio, che il suono è la principale componente stressogena, in particolare per cani e per gatti, nei quali l'udito è decisamente più sviluppato della vista. Questa caratteristica, che da una parte, grazie alla funzione amplificatrice dei padiglioni auricolari mobili, permette loro di udire suoni non percepibili dall'uomo, ha comunque dall'altra un rovescio negativo della medaglia, per cui molti rumori comuni e sopportabili per noi risultano per loro estremamente intensi, gravemente disturbanti e a volte letali. Constatato che fra i comportamenti tipici da stress generati negli animali dall'esposizione a rumori intensi e inaspettati, possiamo contemplare il tremore, la ipersalivazione, il respiro più frequente, la dilatazione delle pupille, la tendenza ad accovacciarsi e nascondersi, l'eccessivo abbaiare, la fuga, la rotazione in tondo, reazioni aggressive fino al rifiuto di cibo. Constatato che queste situazioni di forte disagio persistono per molto tempo anche dopo l'eliminazione della causa scatenante, constatato che non vi è alcun dubbio su come la fobia da fuochi d'artificio sia un problema grave e invalidante sia per l'animale colpito, ma anche per il padrone che si trova a doverlo affrontare. Constatato inoltre che l'Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente ha stimato che almeno 5.000 animali perdono la vita ogni anno in incidenti legati ai botti e che 500 di questi sono cani e gatti domestici. Che gli animali in una fuga priva di controllo mettono in pericolo oltre se stessi anche le persone che alla guida di veicoli si trovano ad avere incidenti causati da loro. Che il bilancio delle vittime umane è stato nel 2013 di 2 morti e 361 feriti, che tutti gli anni i risultati del fenomeno botti si presentano simili a quelli di un bollettino di guerra, atti vandalici di vario tipo su auto, cassette della posta o altro, abuso di questi esplosivi per ogni tipo di azione più o meno lecita, danni all'udito delle persone, amputazione degli arti e vittime.
si interroghi il sindaco al fine di conoscere se non sia il caso di emettere un'ordinanza che vieti l'uso degli articoli pirotecnici, anche se di libera vendita, con efficacia immediata fino a tutto il 6 gennaio 2015, periodo del loro massimo utilizzo e quindi di massimo pericolo, da intendersi valida su tutto il territorio comunale e che prevede, in caso di violazione, quale deterrente la determinazione di congrue sanzioni. Risponde l'assessore Samorì. Buon pomeriggio a tutti. La nostra intenzione è andare nella stessa direzione in cui si è andato l'anno scorso con l'ordinanza del sindaco Balzani del 19-12-2013, di cui riprendo giusto qualche passaggio più significativo, che citava appunto, dato atto che in data 19-12-2013 la presente ordinanza è stata preventivamente comunicata al prefetto, ai sensi per effetto di cui ovviamente il vario comma, ordina di non far uso in strade, piazze fiancheggiate da edifici e in parchi e giardini pubblici prodotti pirotecnici, anche se di libera vendita, arrecando molestie o disturbo, ovvero causando situazioni di disagio, di pericolo e di danno alle persone, agli animali e alle cose. Quindi l'intenzione di questa giunta è andare esattamente in quella direzione. Grazie. Consigliere Benigni. Sì, prima di tutto anche noi esprimiamo il nostro, diciamo, la nostra vicinanza ai problemi più grossi che affliggono quest'epoca, che sono la mancanza del lavoro, e quindi diciamo vicini anche noi del Movimento 5 Stelle. Tornando al nostro discorso del question time, bene, noi la conoscevamo molto bene quella delibera perché la siamo andati ad espulciare. L'unica cosa che ci preme sottolineare è quella noi ci preme sottolineare è riuscire ad essere un po' più incisivi come amministrazione, quindi estenderla a tutto il territorio comunale, non solo diciamo alle piazze o ai giardini, ma a tutto il territorio comunale sarebbe una gran cosa, anche perché ci sono anche tanti animali selvatici che soffrono di questa cosa e quindi aumentano il pericolo nelle strade extraurbane, e anche quella di aumentare un po' le sanzioni per essere un deterrente reale, un po' più tangibile. Poi questo sono due punti che secondo noi servirebbero ad aumentare l'efficacia di un'ordinanza del sindaco, e un altro invito se riusciamo a renderla strutturale, però questo sta a voi. Grazie. Grazie consigliere.